Ho realizzato un modello in legno delle gambe. In questo modo posso rilevare agevolmente con una falsa squadra l'angolo di taglio. Trasferisco l'angolo rilevato al banco sega ed aiutandomi con un calibro digitale, regolo l'altezza della lama per effettuare correttamente i tagli ripetuti per l'unione a mezzo legno. Prima di incollare le due parti, taglio le due X, ovvero le due gambe, con la sega circolare all'altezza giusta. Naturalmente anche questa misura l'ho rilevata grazie al modello realizzato all'inizio. Infatti, realizzare un modello per la riuscita del progetto in questo caso è fondamentale. Una volta che le due X sono incollate, vado a marcare per poi tagliare la sezione centrale di una delle X. Rimuovendo questo pezzo, daremo alla nostra X un aspetto continuo una volta che saranno assemblate. Infatti avremo l'impressione che si passano l'una attraverso l'altra. Se la tagliassimo al centro una volta unite, otterremo un effetto tipo Frankenstein, molto disordinato. Ma rimuovendo la fetta che ha lo stesso spessore delle nostre gambe, otterremo l'effetto desiderato. Mi aiuto appoggiando la X alla battuta del banco sega, perché per tracciare le linee di taglio ho bisogno di una base perfettamente perpendicolare alla base delle gambe. Traccio prima le due mediane esterne, poi quella centrale. Tenendo conto che la mia gamba ha uno spessore di 28 mm, traccio 14 mm a destra e 14 mm a sinistra del centro della X. Questa sarà la fetta che andrò a rimuovere. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Faccio una prima prova di assemblaggio e procedo subito a marcare le posizioni dove inserire i lamelli. Per unire le due gambe userò semplicemente lamelli del numero 20. Visto la grandezza del mio piede, due per lato credo che siano più che sufficienti. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. La nostra base a doppia X incrociata è finalmente pronta. Ora non resta che dipingerla secondo le nostre esigenze e gusti. Nel mio caso, che ho usato un legno molto scadente, e vista la destinazione, e infatti l'andrò a installare sul tavolo in resina, darò uno smalto nero. Ma nel caso avrei usato un legno nobile, come noce, ulivo, avrei sicuramente scelto una finitura diversa, più naturale. Myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll
keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.